Ciao a tutti da Domenico e benvenuti nella cucina di Antico Molino Rosso. Oggi vedremo come fare delle pizzette di sfoglia che potremo usare come aperitivo o antipasto durante le nostre cene. Useremo per fare queste pizzette della farina semi-integrale tipo 2. Ci serviranno per l'esattezza 250 g di farina, 150 g di burro ammorbidito lasciato a temperatura ambiente tagliato a pezzetti, 250 g di ricotta fresca, l'importante è che sia quella abbastanza solida e non troppo morbida, e mezzo cucchiaino da cucina di sale. Mescoliamo le farine col sale e aggiungiamo gli altri due ingredienti, il burro a pezzettini. Anche la ricotta. A questo punto dobbiamo lavorarlo in modo da creare un composto molto molto grezzo, quindi non ci interessa che sia lucido o che sia bello liscio, dobbiamo proprio amalgamare bene la farina a tutti gli ingredienti. Quindi vedete quello che faccio? Si potrebbe fare anche su una spatolina direttamente sul tavolo. L'importante è rompere bene i pezzettini di burro e di ricotta per creare questo composto quasi sapiente, che dopo andremo a lavorare per renderlo una sfoglia. Andate avanti così, pian pianino, vedete? Fate di taglio o con una forchetta o con la spatolina, l'importante è che si assorba bene la farina, però non dobbiamo creare assolutamente glutine. Eccoci qua dopo aver finito di impastare. Se avessimo una planetaria avremmo fatto molto molto più velocemente, perché con la foglia K 2 minuti di giro a media velocità sarebbe stato tutto pronto. A mano abbiamo fatto un po' più fatica, però insomma ci siamo riusciti. L'importante è arrivare ad avere questo impasto ancora molto molto grezzo da arrivare a mettere via. In questo caso lo mettiamo nella nostra pellicola piattendola un po', creando già una forma rettangolare, e andiamo a metterlo in frigo fino a domani, quando lo utilizzeremo. Dopo la nostra montata in frigo siamo pronti a dare il primo dei 3 giri di pieghe alla sfoglia. Adesso sarà ancora molto grezzo, non vi preoccupate se anche mentre sfogliate lo vedrete molto grezzo e ancora non liscio. Al terzo giro sarà a posto e utilizzabile per il nostro scopo. Infariniamo leggermente il tavolo e anche il panetto. E col mattarello iniziamo a picchiettarlo per allargarlo piano piano. Andiamo sempre in direzione verticale. Ok, come vedete il composto è ancora molto molto grezzo e tende a rompersi. Gli diamo un'altra piega partendo da sotto. Abituiamoci magari a avere sempre un senso della sfogliatura, quindi chiudiamo il sotto, e giriamo in modo di avere la chiusura a destra. Facendo sempre così non sbaglieremo mai il giro della sfogliatura. Okay. Adesso, se sentite l'impasto troppo caldo, potete fargli fare un'altra mezz'oretta di frigo e ripetere l'operazione della stesura della sfogliatura. Se è rimasto abbastanza freddo, perché in casa non fa troppo caldo, potete farla direttamente. In questo caso la pasta è ancora bella fredda, quindi ho provveduto subito a fare la seconda piega, e come vedete l'impasto è già più liscio e meno grezzo. Adesso rifacciamo la stessa operazione di prima, chiudiamo sotto, sopra. Se eventualmente in questo momento vogliamo, possiamo tagliare i bordi per cercare di avere
un rettangolo un quadrato più regolare e la pasta tagliata non vada impastata ma inserita direttamente nelle pieghe. Chiudiamo bene e possiamo in questo caso fare il riposo in frigo, perché dopo due pieghe filate è sempre meglio fare un quarto d'ora, 20 minuti di frigo. Andremo a farne una terza e, se serve, a seconda di come sentiremo la pasta, una quarta. Dopo una mezz'oretta di riposo in frigo procediamo con l'altra stesura. Vedete la pasta mano a mano che la stendiamo diventa più lavorabile. Sempre con la chiusura destra come l'abbiamo lasciata. Cerchiamo che la mettiamo un po' così a sbattere. Se serve infarniamo. Stendiamo ancora il più regolare possibile. Vedete che bella omogenea che sta diventando. Controlliamo sempre che non attacchi e andiamo avanti fino a stenderla circa 7 mm. Andiamo a vedere se non si è attaccata sotto, un po' di farina. Cerchiamo di andare sempre solo di lunghezza, al massimo un colpettino, ma che nel tutto senso non serve niente. L'importante è essere regolari. Facciamo l'ultimo riposo in frigo, sempre 20 minuti, mezz'oretta, dopo faremo la stesura definitiva che ci porterà alla cottura. Dopo l'ultimo riposo siamo pronti per l'ultima stesura. Battiamo sempre come si fa quando è appena uscito dal frigo. Mi raccomando, tenetevi sempre un po' di farina in modo da non far attaccare. Adesso procediamo a stendere con lo spessore di 5 mm, insomma circa secondo quello che di come vogliamo spessere le nostre pizzette. Come vedete la pasta è diventata bella liscia dopo, se vi ricordate com'era prima della prima piega. Adesso è ben lavorabile, stendiamola dello spessore che preferiamo e andiamo a fare le nostre forme tonde per la pizza e le pizzette. Dopo averle steso dello spessore desiderato, le foriamo la sfoglia con una forchetta, con l'apposito attrezzo della sfoglia, e con la nostra formina andiamo a creare le nostre pizzette. Le mettiamo su una teglia antiaderente, possibilmente, oppure su una teglia anche in ferro normale, ma con della carta da forno. Cerchiamo di fare il meno scarto possibile, perché dopo è difficile reimpastare la sfoglia, bisogna andare a sovrapporla e distenderla, quindi se ne facciamo meno di scarto è meglio. Facciamo così per tutto l'impasto e dopo andremo a condirlo con un po' di pomodoro.
Abbiamo condito la nostra sfoglia col pomodoro, non tantissimo, altrimenti rimane troppo umida. Forno a 180-190 gradi, già ben riscaldato, cuociamo fino a doratura. Ultimo minuto al massimo, dopo aggiungiamo della mozzarella se vogliamo. Ecco il risultato della cottura: abbiamo aggiunto della mozzarella appena uscita dal forno, in modo che si sia un po' sciolta. La mozzarella è stata tagliata e messa a scolare con la pasta coperta da pellicola, in modo da poter perdere tutta l'acqua in eccesso. Con i ritagli che avevate visto prima durante la formatura delle pizzette, abbiamo semplicemente messo in forno anche questi, sempre a 180-190 gradi fino a doratura. Un pennello, un po' di olio e sale grasso sopra sono ottimi come stuzzichini. Grazie per averci seguito, alla prossima video ricetta.